Ciao a tutti Marvel fans, ritorniamo a parlare di WandaVision. La puntata numero 6 ci ha reso ancora più dubbiosi, per vari motivi. Iniziamo da Pietro. Sembra davvero che sappia molte cose, ed è come se volesse sapere qualcosa da Wanda. Stessa cosa che è successa nella puntata precedente con Agnes, quando il cane Sparky è morto. Infatti, in quella scena, lei chiese a Wanda se poteva realmente riportare in vita gli esseri viventi. Sembra proprio che Pietro e Agnes si stiano comportando nello stesso modo, ovvero vorrebbero sapere qualcosa da Wanda per un loro tornaconto. Passiamo ora a Mephisto. Forse il Quicksilver che vediamo arriva dall'universo degli X-Men, anche se io non sono tanto convinto di ciò. Ma in base a questa teoria si possono fare delle deduzioni. Infatti Mephisto può viaggiare tra le dimensioni, riuscendo così a portare Pietro di un altro universo nel momento in cui Wanda ne aveva bisogno, controllandolo naturalmente, così da estrapolare a Wanda indizi sui suoi poteri. Ma passiamo al pezzo forte. Stanno girando parecchie voci su questa possibile apparizione, e sto parlando di Ultron. Nei fumetti sappiamo che per un po' di tempo Ultron ha preso una forma umana, di un agente governativo. Questa cosa succede anche nel cartone animato Avengers Assemble. A me sembra proprio che si tratti del direttore dello SWORD, Hayward. Tempo fa Kevin Feige disse che tutti i prodotti Marvel Studios prendono spunto ovviamente dai fumetti, ma anche dai cartoni animati. Questo spiegherebbe le parole di Elizabeth Olsen. Alla fine di WandaVision ci sarà un cameo a livello di Luke Skywalker in The Mandalorian. Ma questo Ultron da dove verrebbe fuori? La risposta più plausibile è che Visione alla fine della battaglia in Sokovia non lo abbia ucciso e non ci è stato volutamente mostrato. L'altra invece riguarda la composizione di Visione. Infatti, come ci viene detto più volte, lui è composto dalla Gemma della Mente, da Tony Stark, da Bruce Banner, da Jarvis e da Ultron. Tutti insieme, tutti che imparano l'uno dall'altro. Questo era il pensiero prima di Avengers Infinity War. Ora, noi non sappiamo esattamente da cosa è composto Visione, sappiamo solo che il suo involucro è ancora in vibranio. Ultron magari attende il momento giusto per uscire allo scoperto, probabilmente quando a Visione è stata tolta la gemma e dopo è stato portato nella base dello SWORD per compiere degli studi su quest'ultimo, Ultron decise di uscire e casualmente quel momento sono stati i 5 anni fra Infinity War e Endgame, così da riuscire a ricreare altri nuovi se stessi e a creare la sua forma umana nel direttore Hayward. E magari crearsi degli alleati per studiare Wanda. Sicuramente una risposta ci verrà data in queste ultime 3 puntate che avranno la durata di un'ora, 50 minuti di episodio e 10 di titoli finali. Quindi non ci resta che attendere e scoprire chi è il vero villain della serie. Sarà Pietro? Mephisto? Agnes? Dotti? Incubo? Hayward? Ultron? Oppure Wanda? Un nuovo progetto dei Marvel Studios è in arrivo su Disney Plus il 12 marzo e si chiamerà Assembled e sarà un documentario, o meglio un making of, con filmati esclusivi dal set, interviste a registi e attori. Questa serie uscirà alla fine di ogni futuro progetto Marvel, dalle serie ai film. Queste erano un po' di speculazioni su WandaVision, fatemi sapere cosa ne pensate voi nei commenti, lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale e noi ci rivediamo alla prossima.